Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. Si torna un po' a parlare di horror, ce ne voleva, no? Dopo Layers of Fear e altri giochi ancora più terrificanti. Il gioco che vi presento oggi è Soma. Frictional Games, mi pare, si chiama la casa di sviluppo. Comunque sono gli stessi che hanno fatto la serie di Amnesia, The Dark Descent e A Machine for Pigs. E ovviamente un gioco horror ambientato in una base sottomarina nell'Oceano Atlantico. Quindi se vogliamo ricorda anche un po' film come Deep Star Six. Se non l'avete visto, guardatelo, Creature degli Abissi, Leviathan e altri film che andavano molto forte fra gli anni 80, a cavallo fra gli anni 80 e gli anni 90. La cosa bella è che il gioco è appena uscito su Steam, 23-24 euro, una cosa del genere, non è in accesso anticipato, è un gioco finito ed ha già lo Steam Workshop, quindi da domani, se qualcuno ci si mette, inizieranno a uscire le prime mod. Così si fanno i giochi. Iniziamo! Nuova partita. Sentiamo se anche il volume l'ho messo bene o se è alzato un pochino. E vediamo soprattutto se il gioco regge 60 fps, perché è tutto al massimo. E non è detto, quindi vediamo anche se è programmato bene. Cos'è il mio cervello quello? Dovrebbe essere la classica sanità mentale. La realtà è ciò che si rifiuta di sparire anche quando smetti di crederci. Philip Dick. Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Non leggo, tanto vedete, Oh, ragazzi. that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. Cazzo, sangue. It's green. È verde. Ah, verde. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, no, it's not like Oh, col cellulare, anche lei, eh. Come ragazzi di oggi. Uguale, il cellulare sempre in mano. Who's David Munchie? Why is there never enough time? E rispondi, cazzo! Era meglio se non rispondeva. Cristo! Cristo! Dai un attimo rispondo! B! Cazzo la grafica, ragazzi. Chi è? Hi, Simon Jarrett? Sì, sono io, dimmi. My name is David Munchie. Oh, Munchie, grande. The brain scan, I remember. Are you alright? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent Il fluido tracciante! Don't worry, I Che got it somewhere. cazzo è? Okay, great. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. Oh, ma ha debitato la chiamata a me, sto stronzo! L'hai detto, miserabile, senza una lira! Ragazzi, ciao la grafica! Boia! È un... Ah, vabbè, sì, all'amnesia, vedete, possiamo prendere tutto e tirarlo. Che forse è la parte più bella che mi piaceva di più. Il piatto. Ah, sì. Siccome io sono un schifo umano, sono un disorganizzato e un sudicio. Te! Facciamo tutto. Nel frigo cosa c'è? Oh, la pizza! Pizza, pizza, pizza. Tiè, pizza, chiudi il frigo. Se no ci arriva la bolletta dell'Ener, ci ammazza. Basta. Ho tirato fuori la pizza, ma non ho fame, quindi la lascio andare a male. Tracer fluid, where are you? Where are you? Oh, bella! Questa, ragazzi, è la telecamera da 2000 euro che usa The Human Safari. Tiè, tiriamola. E vediamo un pochino sul computer cosa c'è. Seduta di neurodiagramma. La ringraziamo nuovamente di partecipare alla nostra ricerca. La scansione avverrà ai Pace Laboratories di Toronto. Ma dato che siamo ospiti. Che siamo ospiti dei nostri tempi di accesso saranno un po' imprevedibili. Cercherò di programmare una seduta di scansione per sabato. Le saprò dire non appena avrò la conferma. Cordiali saluti il mio amico Munchie. Vabbè, mi importa una sega. Fuori. Allora. Che cazzo è un samurai? È un piccolo samurai. Mettiamolo qui al posto della videocamera di Niccolò. Ok, allora. Questo. Mappatura del cervello? Acclamato da molti come uno dei testi più completi ma allo stesso tempo accessibili sull'anatomia del cervello umano. Non lo voglio leggere, tanto io col cervello umano non è che ci vado molto d'accordo. Eccolo qui, sto cacchio di fluido. Bevilo! So cosa serve, ragazzi, non lo berrei mai, mai, però. Vabbè, lo devo bere, è la storia. Oh, buono. Sembra latte, ma il sapore è come succhiare una moneta. Schifo immondo. Deve essere buono, deve essere. Dove ci porta? Dove ci porta? C'è anche l'agente J. Siamo con i Men in Black. Barbone, vabbè, classico. Sono la metropolitana, non vuoi che ci sia.
Prossima stazione, Who's Good? Ancora! Ancora, ri a lui! Dimmi! Jesse! Dimmi, Jesse! Jesse! Fatto veramente bene, ragazzi, è fatto bene! Maybe later, I got the brain scan thing, remember? That's today! I knew you'd forget. I'm sorry, just send me a mail next time. I need these things in writing, you know that. You know how we sell calendars? You should get one. Vendiamo calendari? Ma quelli che si trovano tutte le officine con le donne nude? Ma che cazzo di lavoro fanno questi? Nuovo schiavetto. Magari devo passare a fargli un saluto. Aspettate bene, dipendenti. Get the scan done, get good news from the doctor or whatever, come down to the store, say hi to the new guy, and lunch is on me. Oh, il pranzo lo offre lui, quindi ci possiamo stare, grazie. Jesse? No, it's not. Non sarà mica Jesse Pinkman? Non ci vado, se è Jesse Pinkman. Siamo arrivati. Salve. Dr. Munchie? Dottor Munchie? Dottor Munchie? Ma dove cazzo sono finito? Cioè, in un ufficio in costruzione. Cioè, uno giustamente entra e si fa cazzi di l'altro. Vabbè, c'è la mail aperta. Dottor Munchie, mi scusi. Cosa dell'acqua funziona? Ok. Dottor Munchie? This is the place, right? It must be. Oh, Munchie. Siamo un po', Munchie. Great. Got his phone turned off. Il telefono spento. That's okay. I can figure this out. No, non è il 666, io tutte le volte lo provo, ma non è. Vabbè, ovviamente ragazzi, la password sarà scritta in qualche mail, no? C'è scritto 2501. Sarà la password? 2501, vediamo un po'. 2501. Yeah! Boh, trovata la prima. Strano, perché di solito sono duro come le pine verdi. Tieni premuto shift per correre. Chiuso. Medikit. Si prende il cazzo, un po' si prende. Dottore? Dottore qui? Dottore, boh, è una server farm, ragazzi. Dottore? Dottor Munchie? Munchie? Cazzo di siringa. Mi mette una paura del diavolo. Vaffanculo. Boia, cosa sta facendo? La verifica della cache di gioco su Steam? Spengilo, sto schifo. Vaffanculo, faccio saltare tutti i server. Allora, qui. Va bellissimo, ragazzi. Artrapanu! No, questa interazione con l'ambiente è proprio classica dei giochi d'amnesia, ma sempre gasato veramente da morire. Vabbè, qui non c'è nulla. Oh, Munchie, de. Oh, hi. De, ma risponde al telefono. Ma è mamma Yala. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me, right? Deve essere bello con l'Oculus questo gioco. Yeah, it's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Perché c'ho bisogno d'aiuto io? Did you take the tracer fluid? Yes. Sì, l'ho preso. Great. Well, we can start whenever you're ready. Cioè, ma non ho capito allora la storia, poi lo scopriremo insieme, ma lui ci va davvero in quella base o è un viaggio come nel film di Schwarzenegger? Total Recall. Oh, andiamo un po'. Vabbè, sono pronto, dai, via. Andiamo. Poi discorsi, fammi partire. Chiudi la porta e mi vergogno, tutto nudo. Vada, con la ciabatta per terra. Boh, l'Oculus Rift. Non volevo far parte di questo esperimento io. Speriamo paghino almeno, Che è gratis. E richiedimelo. Sono Simon Jarrett, sì. Sono io. Giusto. Ecco, lo sapevo. Lo sapevo io.
C'era qualcosa che non andava. Leviamoci l'Oculus Rift. Sì! Mr. Munchie? Sì, sì, effettivamente sono nello stesso posto di prima. I'm not supposed to put myself in. Donna Madonna, ti stra. Ragazzi, scusate, poi scusate, io al solito non voglio essere, vi rubo due secondi. Così si fanno i giochi, porca puttana. Ma perché una casa di sviluppo di giochi fa le cose benissimo, come quelli di Mad Max e altri 300.000, brave, con delle belle idee, fanno dei giochi di merda. Bello! Lo dovevo fare? Eh sì. Ah, ma bastava rompere il vetro, eh. Io ero lì che giravo, giravo. It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can, rather than take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comms. Lontani, lontani chi? Secondo me è come Total Recall l'idea. Ovvero mi hanno addormentato e poi mi hanno portato qui. Mi hanno tipo ibernato ste merde per un esperimento. Boh, non lo so, sono così. Boia. Cola. Io spero sia olio, sì. Il ventilatore è rotto, dico. Oh, mi sporco tutto, maremma. Andiavolata, maremma. È tipo Alien Isolation. Eh sì, Pneumatic Seal. Sì, vabbè, c'ha un po' di idee prese. Un po' di qua, un po' di là, sto gioco. No, ragazzi, sono inquietanti questi robot. Oh, Madonna de Dio. Che cazzo mi vuoi spingere a me? Ragazzi, c'era un robot prima qui. C'era un fottutissimo robot. Ah, che figata. Mi posso... alla sparatutta, alla FPS. C'è qualcuno? Accovacci, ti prendo control per fare meno rumore quando ti muovi e ridurre la possibilità che ti scopriranno. Ma che cazzo c'è? Che cazzo c'è? Che cazzo c'è? Perché mi devo muovere accucciato? Ma sono morto. Oh no, no, non sono morto. Aiuto. Omnitool, quello che mi serviva. È la guida, ma com'è che... L'omnitool di interfaccia avanzata per accendere e gestire e controllare i sistemi informatici di intelligenza artificiale, include un set aperto di componenti. E vaffanculo. L'avete vista la luce in fondo? Vediamo sto cazzo di Omnitool. Non va? Inserire Omnitool per accedere. Non zerite io. Ah ma forse va messo di qua. Lettura. Service console Upsilon 3. Upsilon. Allora, qui non so cosa cazzo c'è scritto. Allora, stato del sistema. Installazione in corso, accesso remoto negato, server offline, ninja, oggi un dossi. Provo a vedere un po' programma. Ok, indietro. Questo, sì, vabbè, questo qui è un aramaico antico. Omnitool, gestione chip strumentale. Non inserito. Chip corticale della corteccia. Apri cassetta degli attrezzi.
Orientamento. I know they told you that field technicians would get full access throughout Pathos 2. I'm here to tell you that's not gonna happen. Don't get me wrong, I don't wanna get in your way. We need you guys to keep this place up and running, but there needs to be at least some level of security on these things. I don't wanna get you barged into some quarantined area at Omicron and just knocked out the whole place with some virus or whatever the hell they're doing over there. This is what you can do. You'll be able to use it to open doors, basically all of them. If you can't, there's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do? You shove that Omnitool into a terminal and see if you can't get around. Oh, facciamo l'aggiornamento col chip che abbiamo trovato. Toolchip security cipher. Ok. Updated. E ora con questo schifo posso aprire le porte. Ragazzi, ma è Alien questo gioco, è Alien Isolation. Vediamo un po'. Apri. Grande. Ma mi viene appena di chiudermela dietro, Niente, vaffanculo. Ragazzi, che spettacolo. Guardate là, nelle profondità dell'Oceano Atlantico, Dio buono, che spettacolo. Che spettacolo per davvero. Bello, No, 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 no. Ah, aia, cazzo, la scossa. Ah, ah. Tardi di merda. Va tutto bene, va tutto bene. Il cazzo va tutto bene. Così. Ci devi mettere il dito lì dentro. What was that? Ah. Ah. Minchia, sono un X-Men. Dove porterà questo corridoio? Dove diamine ci condurrà? Ragazzi, questo era Soma, dagli stessi creatori e sviluppatori di Amnesia. L'avete visto e come vi dico sempre, capolavoro o non capolavoro per me, bellissimo, mi sta veramente gasando da morire tipo Alien Isolation. E l'avete visto voi stessi nel video, quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Lo trovate su Steam, 23-24 euro, qualcosa del genere, è uscito oggi, quindi è già acquistabile, non è un titolo in accesso anticipato. Se volete dare una mano al canale, se questo video vi è piaciuto, lasciate tanti pollici in su e fatemi sapere, soprattutto con un pollice in su e con un commento, se volete che porti avanti la serie, perché questo gioco sinceramente me lo farei tutto, ma c'è sempre il problema: il primo va benissimo, il secondo non ce lo cacca nessuno. Quindi al solito fatemelo capire con i like, se vi piace io ve lo gioco e ve lo finisco. Ragazzi, alla prossima. Mamma mia, che giochi.